Questa probabilmente è l'indagine più importante che noi facciamo in materia di gestione di sostanze stupefacenti. È una indagine che conferma l'analisi che abbiamo già fatto in precedenza. La droga a Cosenza nel suo hinterland non è soltanto un problema di repressione penale, è diventato un problema sociale che investe tutta la comunità. Giovanissimi spacciatori, spacciatori minorenni, consumatori di età bassissima, molti consumatori minorenni, madri esasperate che non reggono più la situazione e vengono a denunziare. È una fortissima lacerazione al tessuto sociale ed è una generazione di ragazzi che rischia e a fronte di tutto questo l'intervento del giudice penale è solo parziale. Noi reprimiamo queste condotte, faremo i processi, come al solito li porteremo a sentenze in cui verrà affermata la penale responsabilità, ma occorre che tutti, dalla collettività alle istituzioni, si facciano carico in modo serio di questo problema. Probabilmente quello più allarmante, ossia giovanissimi che figurano nelle ordinanze tanto nella veste di pusher, e in questo caso sono tre minorenni, quanto purtroppo in quella di assuntori. E effettivamente delle madri, armandosi del coraggio che in questo caso è necessario, hanno deciso di entrare nelle nostre caserme per denunciare anche i loro figli pur di sottrarli a questo mondo della malavita e soprattutto degli stupefacenti. E sicuramente questo genere di apporto informativo per noi è stato fondamentale, ma si è andato ad inserire in un quadro di prove che era già molto solido e che portava a individuare nella città di Cosenza e in molti comuni dell'Interland una serie di piazze di spaccio che venivano alimentate con una frequenza oraria dagli spacciatori. Sono stati individuati all'interno di queste piazze di spaccio, attraverso anche il posizionamento in modo strategico di telecamere, di videosorveglianze, una serie molto intricata di collegamenti tra spacciatori e assuntori con scambi fugaci, repentini, e tutto questo materiale che è stato raccolto poi, oltre che riscontrare quanto già emerso nelle attività di intercettazione, è stato ulteriormente confermato dagli stessi assuntori, che sono stati sentiti in un numero molto elevato, oltre 400 giovani sono stati sentiti e hanno confermato quelli che sono i luoghi di spaccio, i prezzi praticati, le modalità di collegamento con gli spacciatori, fino ad arrivare al riconoscimento fotografico degli spacciatori stessi. Che legame c'è tra le piazze di spaccio e i luoghi della movida? Ma è indubbio che sono luoghi che nella gran parte dei casi coincidono, per cui questo enorme fiume di sostanza stupefacente che attraversa le vie della città, ma anche devo dire di molti comuni dell'Interland, poi indubbiamente trovano nei luoghi della movida probabilmente molti possibili assuntori, molti clienti.